Buongiorno, studiamo il Daf di oggi, Masechet Shabbat, Daf Kuf Alef, Trattato Shabbat, pagina 101. Cominciamo dalla ultima riga del Daf precedente, Daf Kuf Amud Bet. Ieri abbiamo visto che la Gemara trattava del caso di una barca in mare. Com'è possibile portare acqua dal mare verso la barca oppure versare dell'acqua sporca dalla barca e gettarla, versarla nel mare? Allora, la barca è da considerarsi una reshut yachid se la barca è larga almeno 4 tefachim ed è alta almeno 10 tefachim, che sono le dimensioni minime per essere considerati una proprietà privata. Il mare invece è un carmelit, come abbiamo spiegato, perché non è proprietà privata perché non ha recinzioni, d'altro canto non è proprietà pubblica perché non è una strada adibita al passaggio del pubblico, quindi è un carmelite. È vietato trasportare da carmelite all'altra proprietà e viceversa. Ora, qual è la soluzione? Diceva la Gemara, diceva la Gemara che per portare acqua dal mare alla barca, la soluzione è costruire questo piccolo balcone, come se fosse questa piccola tavola di legno che sporge dalla barca, che ha delle dimensioni di almeno 4x4. In questa maniera cosa succede? Che tutto ciò che c'è sotto questa tavola di legno è da considerarsi proprietà privata, perché la tavola è 4x4, che è la dimensione dell'area minima. L'altezza chiaramente è più di 10 tefachim, nonostante sia aperta. Qui è un'eccezione, nel caso della barca, non servono neanche dei paletti intorno, perché secondo alcuni servirebbero dei paletti alti 10 oppure dei piccoli paletti. In realtà, secondo molti commentatori, è sufficiente questa tavola piana senza avere alcuna parete intorno, di modo tale che ciò che si trovi sotto è da considerarsi proprietà privata. A questo punto basta fare un buco in questa tavola e calare giù il secchio, riempire e portare su l'acqua. In questa maniera si è trasportato acqua da proprietà privata a proprietà privata, perché si è andato a prendere l'acqua, ad attingere l'acqua da sotto questa tavola che è 4x4 e quindi da un'area che è da considerarsi proprietà privata. E quindi si trasporta da proprietà privata a proprietà privata. La domanda era come si fa però per versare i shofachin, questa acqua sporca. Una persona che usa l'acqua nella barca per pulire i piatti, pulire le posate, quello che sia, certamente non vuole versare l'acqua dallo stesso luogo dove attinge l'acqua, perché altrimenti sporca l'acqua che è sotto, e se il mare non è mosso, il mare è calmo, ora che si cambia l'acqua ci vorrà del tempo e quindi non avrà possibilità di attingere dopo altra acqua pulita. La soluzione, diceva la Ghemarà, è quella di versare l'acqua sul bordo della barca. Il bordo della barca è da considerarsi proprietà privata e quindi non c'è alcun problema a poggiare in proprietà privata. Dopodiché quest'acqua di per sé colerà verso il basso e andrà a finire nel mare. Al che la Gemara si chiedeva, ma quest'acqua alla fin dei conti cade giù per via di Kohò. Kohò vuol dire la forza della persona. È la stessa energia che la persona ha messo versando quest'acqua che fa sì che l'acqua coli verso il basso, quindi come se fosse un'azione diretta. Al che diceva la Gemara, siccome comunque il mare è un carmelit e il divieto di trasportare da proprietà privata a carmelit è dei Chachamim, sono permissivi e dicono che fin tanto che non è in maniera diretta, ciò è permesso. Quindi si versa l'acqua sul bordo e dopodiché, anche se inevitabilmente l'acqua cola verso il mare, è permesso finché la persona non ha gettato direttamente nel mare. Dice la Gemara, umenà temra, da dove lo imparo questo? Dice la Gemara de Tanya, c'è una braita che dice, se finà, se abbiamo una barca che ha le dimensioni di proprietà privata, quindi 4x4 è alto 10, e in metaltelin l'omi tocha la yam, velomi ne yam le tocha, non si può trasportare né da essa al mare né dal mare a essa, come ho spiegato, perché non si può trasportare da carmelit a proprietà privata e viceversa. Rabbi Uda dice così: amuka asara, se la barca è profonda 10, ovvero
nel dentro c'è un'altezza di 10 tefachim, che è il minimo per essere considerata proprietà privata. Ve'en gevoah sarà, però da fuori non è alta 10, perché per via del peso parte della barca sprofonda in acqua, chiaramente. Quindi da fuori, se si misura dalla superficie dell'acqua fino all'orlo della barca, abbiamo meno di 10 tefachim. Succede praticamente che siamo nell'area del Carmelit, perché così come la Reshut HaRabim, la proprietà pubblica, si eleva fino a 10 tefachim, dopodiché non è più Reshut HaRabim, così anche il Carmelit si eleva fino a 10 tefachim, dopodiché non si estende più. Quindi se la barca fosse anche da fuori più alta di 10 tefachim, non vi sarebbe alcun problema. Perché no? Perché il mare è Carmelit, la barca è proprietà privata. Però al di sopra dei 10 tefachim è Mekompetur. Mekompetur non è né questo né quello ed è completamente permesso. Quindi sarebbe permesso versare o attingere dal mare verso la barca, secondo la Bibbia. Perché? Perché è vero che trasporto da Carmelit verso proprietà privata, però sto passando per Mekompetur. E il Mekompetur non vi è alcun divieto. Se trasporto da proprietà privata a proprietà pubblica passando per Mekompetur, sarà comunque vietato, i Chachamim lo vietano perché si rischia di trasportare in maniera diretta da privata a pubblica. Siccome però il Carmelit di base è di per sé già un divieto dei Chachamim, Chachamim non vietano un divieto su un altro divieto. Quindi si limitano a dire che è vietato trasportare dal Carmelit alla barca e viceversa. Se però tra la barca che è proprietà privata e il mare che è Carmelit c'è un Mekompetur, lì sarà completamente permesso. Quindi se anche da fuori la barca è alta 10, vuol dire che quando si attinge l'acqua, quando la si versa, si passa per il Mekompetur, questo sarà certamente permesso. La Beraita invece tratta di un caso, Rav Yehuda dice se la barca da fuori non ha questa altezza di 10 tefachim, da dentro sì, quindi proprietà privata, da fuori no, e quindi quando si attinge l'acqua o la si versa si sta passando per un Carmelit, perché siamo entro i 10 tefachim e quindi siamo ancora nel Carmelit, allora la regola è questa, metaltelin mitochal hayam, è permesso attingere. Trasportare da, scusate, non attingere, è permesso trasportare da essa, cioè dalla barca, verso il mare, avallo min hayam letocha, ma non dal mare alla barca. E perché? Mai shena vuol dire manishtana, che differenza c'è? Min hayam letocha delo, perché dal mare alla barca no? Deka metaltelim, mi carmelit, le reshut hayachid, perché stai trasportando da un carmelit alla proprietà privata, senza passare per il Mekompetur, perché siamo qui al di sotto dei 10 tefachim dal livello del mare. Perché la barca da fuori, abbiamo detto, è più bassa di 10 tefachim. Allora, mitochala yam, nami, kametaltel, merushut hayachid le carmelit. Allora dice, allo stesso modo, avrebbe dovuto essere vietato trasportare dalla barca al mare, perché stai trasportando da Reshut Hayachid, da proprietà privata a Carmelit, e la lav, se non che, per forza, bisogna dire, ahuda. Che il motivo per cui è permesso versare acqua dalla barca al mare è perché la si versa sul bordo. E quando la si versa sul bordo, questo è permesso. Allora dice la Gemara Ushema Minah, da qui cosa imparo? Kocho be Carmelit lo gazro, che quando c'è un qualcosa che viene per via della azione della persona in maniera diretta, però va a finire in un Carmelit, ciò sarà permesso. Cioè, gettare direttamente nel Carmelit? No, però gettare in una Reshut Hayachid dove lo stesso movimento farà sì che andrà a finire nel Carmelit, questo è permesso. Kochò vuol dire, ad esempio, come diciamo ieri, un esempio, se una persona appoggia un oggetto sul bordo e questo poi va a finire in proprietà pubblica, certamente non è vietato, perché la persona l'ha messo sul bordo e la sua azione finisce lì. Poi magari arriva il vento e lo fa cadere, è già un'altra cosa. Quando invece si mette acqua, la sua azione continua, perché uno non può dire mi limito a metterla sul bordo e poi dove andrà l'acqua andrà. L'acqua continua ad andare per via del fatto che la persona l'ha versata, l'acqua non si ferma e poi va giù. L'acqua continua a cadere nel Carmelit per via di Kohò, la forza, l'energia che la persona ha messo in questo versare. Ma siccome va a finire in un Carmelit, che a sua volta è una proprietà dove solo i Chachamim vietano il trasporto, sarà permesso. Shema Aminah, da qui in effetti impariamo che è permesso. Quindi, e questa è la braita da dove imparo che versare dalla barca al Carmelite è permesso se lo si fa via il bordo. Perché? Kohò è permesso, ovvero un'azione che continua
come dire, la forza, un'azione che è una, diciamo, indiretta, però in un certo modo diretta, è indiretta perché metto sul bordo, non nel mare, però è diretta perché è la mia forza che fa sì che l'acqua cada. Questo è permesso nel Carmelit. Amaravuna, disse Ravuna, Hani biziata de Meishan. Queste barche del fiume Meishan erano delle piccole imbarcazioni dove il fondo era molto 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 stretto, al punto che arrivava ad essere fine come la lama di un coltello. Quindi larghe, dopodiché in basso molto molto strette. Dice Ravuna, Ein metal telim bahen, ela be'arba, è vietato trasportarvi dentro. Il massimo è 4 amot, così come ogni proprietà, anche proprietà pubblica, è permesso trasportare entro 4 amot. In altre parole, non considero queste barche una reshuta yachid, non considero queste barche una proprietà privata, nonostante che in alto ci sia l'area di almeno 4x4 e ci sia un'altezza di almeno 10 tefachim ai lati, siccome però in basso la larghezza si restringe talmente tanto al punto che in fondo non c'è quasi alcuna larghezza, non posso considerare quel fondo come una proprietà privata. Velo amaran, ora, letteralmente vuol dire e non abbiamo detto, cioè ciò che abbiamo detto che non è da considerarsi proprietà privata, il fondo si applica ela she'en bepachot mishlosha arba'a, solo se dal basso, alzandosi per 3 tefachim, non sia ancora estesa per 4 tefachim. Aval yesh bepachot mishlosha arba'a letlamba. Se però dal basso, alzandosi verso i 3 tefachim, prima di arrivare a 3 tefachim di altezza, già abbiamo larghezza 4, è a posto. Cioè l'importante è che ci sia meno di 3 tefachim dove la barca è talmente stretta, meno di 4x4. Se però sotto i 3 tefachim già si allarga, cioè chiaramente in basso è molto stretta, però man mano che sale, magari dopo 2 tefachim si allarga in maniera tale che ha già 4 tefachim per 4 tefachim, è sufficiente. Se invece soltanto dopo 3 tefachim si allarga di 4, questo non va bene. Perché? Perché abbiamo visto in precedenza c'è la regola del lavud. Lavud vuol dire che entro i 3 tefachim è come se fosse fino in basso. Quando c'è una partizione, un muro che, o qualsiasi superficie solida che tra una e l'altra c'è meno di 3 tefachim di spazio aperto, è come se fosse chiuso. Ok. Ve imalinu cane ve urbane, e se un'altra cosa dice, se questo fondo magari è sì magari che per 3 tefachim di altezza non si arriva a 4 tefachim di larghezza, e quindi sarebbe problematico, se però questo viene riempito con dei bastoni, ad esempio delle canne di bambù o dei rami di salice, e quindi viene livellato il fondo, a questo punto non c'è più nessun problema perché abbiamo un fondo che è un pavimento che è largo 4x4. È vero che sotto questi bastoni abbiamo un'area che è inferiore a 4x4, siccome però ormai si è riempita e la persona calpesta soltanto il pavimento che è riempito di questi bastoni, non considero quello che sta sotto e siccome dove sono i bastoni c'è larghezza di 4x4, ho le misure che mi servono per considerare questa barca una proprietà privata e quindi posso trasportare senza problemi. L'unico problema è se ho questa barca dove dal fondo a 3 tefachim di altezza non mi si allarga di 4 tefachim. In questo caso non potrò trasportare più di 4 amot in questa barca perché non è proprietà privata. Matkifla Rav Nachman, chiede Rav Nachman a Ravuna, Veleima, però potremmo dire Gud Achit Mechitzata. Letteralmente Gud Achit vuol dire tira e abbassa. Gud tira, Achit abbassa, Mechitzata, le partizioni. Noi sappiamo che c'è una regola che dice che se abbiamo delle partizioni, partizioni vuol dire almeno 10 tefachim, a questo punto le considero come se scendono fino in basso. Da dove lo so? Milotania, non abbiamo forse studiato una braita che dice Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yosef figlio di Rabbi Yehuda dice Na'atz kaneh bi'reshut Rabbim, se una persona vuol dire inficcare, cioè fissa un bastone in proprietà pubblica,
Uberosho Traskal, e in cima c'è un cesto. Ora, il bastone stesso è alto 10 tefachim, ma è largo meno di 4x4, quindi non può essere considerato proprietà privata. Il cesto è largo 4x4, ma non è alto 10, quindi ciascuno da solo non ha le dimensioni di proprietà privata. Uno ha l'altezza, l'altro ha la larghezza. Vesarak, dice Rabbi Yosef e Rabbi Uda, se una persona poi getta un oggetto da proprietà pubblica, Venach al Gabab e si appoggia su quel cesto, Hayav sarà Hayav per aver trasportato la proprietà pubblica a proprietà privata. Ma la domanda è: come puoi considerare questo cesto sul bastone proprietà privata? Dov'è quella proprietà privata? Il cesto non ha l'altezza di 10, il bastone non è largo 4, ciascuno di per sé non è proprietà privata. Per forza, questo cestino che ha delle piccole partizioni, noi consideriamo come se scendessero fino in basso. Gud Achit tira e abbassa le mechitzot. Quindi, se mi dice Rabbi Yosef, figlio di Rabbi Uda, che gettare un oggetto alla proprietà pubblica a questo cesto è considerato come se l'avessi gettato in proprietà privata, per forza devo considerare come se quelle partizioni del cesto scendono fino in basso e chiudono tutto. Alma Amrinan, da qui cosa vediamo? Che diciamo Gud Achit Mechitzata, che si dice sì, che si applica la regola di abbassare queste partizioni, quindi Hachanami. Quindi anche qui, riguardo il caso di queste barche del fiume Meishan, è vero che abbiamo dal basso tre tefachim di altezza che sono più stretti di 4x4, però siccome dopo questo abbiamo dei muri veri e propri, dovremmo dire Gud Achit Mechitzata tira e abbassa questi mechitzot, queste partizioni, cioè la parte diciamo, le pareti della nave, della barca, che sono sì alte, che sono sì larghe 4x4, dovrebbero scendere fino in basso e fare sì che anche l'area sottostante, cioè l'area che sta dentro, cioè che sta in fondo, che è più stretta di 4x4, è come se avesse delle mura che le circonda con un'area di 4x4. Anche se effettivamente ne abbiamo di meno, però dobbiamo considerare come se scendessero i muri fino in basso. Al che Matkif la Rav Yosef, chiede Rav Yosef a Rav Nachman: ma come? Veloce mia lehu? Ma lei non ha. Lei, tu, Rav Nachman, non hai studiato le hade amar Rav Yudah amarav, umatu ba mishum Rav Chia, ciò che dice Rav Yudah a nome di Rav, e c'è chi dice a nome di Rav Chia. Vetani Alà, che in effetti c'è una braita che dice riguardo quello che diceva Rabbi Yosei, che questo cesto che si trova su un palo è da considerarsi proprietà privata, perché appunto si applica la regola del Gud Achit, che le pareti del cesto è come se scendessero fino in basso. Vechachamim Poterim, Chachamim dicono che non si è chayav se si getta un oggetto alla proprietà pubblica a quel cesto. Perché? Perché Chachamim dicono non lo consideriamo come se fosse una proprietà privata. Quindi certo, non, dal fatto che Chachamim dicono che uno che getta un oggetto su questo cesto è patur, vuol dire che non è proprietà privata. E perché no? Perché non si considera come se le mura scendessero fino in basso. Quindi tu mi porti una prova da Rabbi Yosef e Rabbi Uda riguardo il cesto sul bastone che si applica alla regola del Gud Achit, che le pareti scendono, però ti sei dimenticato che Chachamim dicono che non è così, che chi getta un oggetto è patur appunto perché non si dice che le pareti scendono. E quindi allo stesso modo con le barche di Meishan non consideriamo come se le pareti scendono fino in fondo. Amarle Abbaye, dice Abbaye a Rav Yosef, ma come? Ve'at lo tisbera? Credi forse che si possa mettere in discussione la regola del Gud Achit Mechitzata? Cioè, anche tu devi essere d'accordo che si applica sì la regola di abbassare queste pareti. E perché devi per forza essere d'accordo? Ve'atania, c'è una braita che dice: Amud bereshut harabim gavoa asara verachav arba. Se c'è un palo in proprietà pubblica, largo 4 tefachim e alto 10, quindi una proprietà privata a tutti gli effetti. Ve'ein beikaro arba, però alla sua base non è largo 4 tefachim. Ve'yesh bakatzar shelo shelosha, cioè dalla base, dalla terra, fino a 3 tefachim di altezza abbiamo un palo che è stretto. Quindi in alto è 4x4, scende per 7 tefachim massimo,
come larghezza 4x4, alla base invece diventa un cono, diventa molto stretto. E quindi da terra fino a 3 tefachim almeno abbiamo un palo che è più stretto di 4x4, è un cono. Ora, Vezarak venach al gabav, se una persona getta un oggetto, la proprietà pubblica, alla cima, alla base, all'estremità, alla cima di questo palo, è da considerarsi che ha trasportato la proprietà pubblica a proprietà privata o no? Perché da un canto questo palo è alto 10 e in cima è largo 4, però alla base non è largo 4x4 per almeno 3 tefachim. Dice comunque la Beraita, Chayav, colui che getta è comunque Chayav. Ma perché? Per essere proprietà privata ho bisogno di un muro alto almeno 10. Questo muro è alto 7, perché da 0 a 3 tefachim non ho 4x4, quindi non può essere considerato parte di questo muro. Alma, da qui cosa vediamo? Dice Abaye, Amrinan gudach mechitzata, da qui cosa vediamo? Che si applica sì la regola di abbassare le pareti. Perché se comunque questo palo lo considero Reshut HaYachid proprietà privata, per forza è perché io vedo come se avessi non 7 tefachim di altezza, bensì 10 tefachim. Nonostante che da 0 a 3 non ho 4x4, questo non mi interessa, perché quei 7 che ho scendono in basso. Hachanami, allora anche qui riguardo le barche di Meishan, Gud Achit Mechitzat, anche qui dovrei dire che le pareti delle barche vanno fino in basso e quindi tutta la barca è da considerarsi come se fosse larga almeno 4x4. Ora, riguardo quello che tu, Rav Yosef, volevi dirmi, che non si dice la regola di Gud Achit Mechitzata, che non si considerano le pareti come se scendessero fino in basso, perché mi parlavi di quel Traskal, prima si parlava del cesto che è in cima ad un bastone. Questo ha un palo, il palo è alto 10, ma non è largo 4x4. E il cesto è largo 4x4, ma non è alto 10. E Chachamim dicono che non è da considerarsi proprietà privata. Fatto sta che chi getta un oggetto da proprietà pubblica a quel cesto non è Chayav. Vuol dire che non lo considero proprietà privata, vuol dire che non vedo le mura del cesto come se scendessero fino in basso. Ti spiego perché non è così. Midi Iria, puoi forse paragonare i casi? Hatam li, nel caso del cesto, havia lei mechitza shagdaim bok inba. Quella è una partizione tale dove i vitelli possono entrarvi dentro. Cioè, se abbiamo bisogno di una partizione, deve essere una che impedisce, almeno impedisce perfino ai vitelli di poterci passare. Siccome sotto a questo cesto, tutto intorno al palo, il vitello può entrare, perché queste mura immaginarie il vitello non le vede, e quindi il fatto che il vitello possa entrare mi annulla quelle barriere. Invece, qui nel caso di questo bastone, di questo palo che è alto 10, però da 0 a 3 è più stretto di 4x4, havia la mechitzash e in agdaim bok inva. Quello è troppo piccolo per un vitello per potervi entrare e quindi è qualcosa che impedisce al vitello di entrare e quindi è da considerarsi come se fosse chiuso. Quindi quello che in sostanza dice, Abaye a Rav Yosef è questo: nessuno mette in discussione la regola di Gud Achit Mechitzata. Siamo tutti d'accordo che che una certa partizione viene considerata come se scendesse fino in basso. In alcuni casi no, perché si tratta di casi dove dei vitelli potrebbero entrare sotto questa partizione, sotto questa parete, e questo fatto rende nullo tutta questa partizione. Altrimenti, se non c'è questo problema, come nel caso del palo che è alto 10, ma da 0 a 3 è più stretto, oppure come nel caso delle barche di Meishan, dove i vitelli non passano in quel, perché ho detto che le barche hanno questo problema, che da 0 a 3 tefachim sono più strette di 4x4, lì applico, dice Abaye, la regola di Gud Achit Mechitzata, le pareti larghe della barca le considero come se scendessero fino in basso, e quindi è come se fino in fondo ho un'area di 4x4. E perché questo lo posso fare? Perché non ho il problema dei vitelli che mi passano sotto questa barriera al di sotto dei 3 tefachim. Dice la Gemara, Amalei Rav Acha, Berei de Rav Acha, le Ravashi. Disse però Rav Acha, figlio di Rav Acha, Ravashi, Gabei Sfina Nami Haika Bekia Dagim. È vero che non ci sono i vitelli che passano sotto questa estensione immaginaria del muro della parete della barca, però
Però ci sono comunque i pesci che passano sotto e il fatto che i pesci passino sotto fa sì che questa barriera che io immaginariamente voglio estendere diventi nulla. Amar lei gli risponde Ravashi, Bekia Dagim, lo Shema Bekia. Il fatto che i pesci passino sotto non è da considerarsi che rendono nulla questa partizione. Perché? Perché i pesci non sono visibili e quindi non vedo un essere. Un animale, un essere vivente che mi passa in questa barriera immaginaria. Finché non lo vedo, considero che questa barriera si estende fino in basso e tutto quello che ho è da considerarsi largo 4x4, anche quello che è più stretto, perché ho delle barriere immaginarie più larghe. Umenat Temra, da dove lo so questo? Che i pesci non mi annullano le partizioni, le barriere che si estendono immaginariamente. Debamine Rabitavla Merav, chiese Rabitavla da Ravino, da Rav, secondo un'altra versione. Mechitzat Teluya, se abbiamo una partizione sospesa in aria, ovvero si regge su qualche cosa, però non arriva fino a terra. Maushetatir Bechurba, Khurba sarebbe una rovina. Succede che in una rovina capita che i muri cominciano a cadere. Ora, una casa è una proprietà privata, però Hachamim dicono che qualsiasi proprietà privata aperta completamente a proprietà pubblica è vietato trasportarvi dentro a meno che si chiude anche il quarto lato. Ora, se abbiamo questa rovina, o se per quello qualsiasi altra proprietà, si parla di una rovina perché in genere è lì che si applicherebbe questa casistica, però la parte di sopra rimane, si regge, ma la parte di sotto del muro che è affacciato alla proprietà pubblica, è completamente distrutto. Allora, questa partizione che è tesa in aria, mi permette il trasporto in quella proprietà privata o no? Cioè la casa, la rovina continua ad essere proprietà privata, però Hachamim vietano finché il quarto lato è aperto a proprietà pubblica. Qui abbiamo un caso in cui in basso è aperta quel quarto lato che guarda la proprietà pubblica, ma in alto è chiuso. Vea Amar lei e gli disse, al che disse Rav a Rabbi Tavla, Ein mechitzat eluya materet ela bemaim. Siamo kufale famud bet. Quando abbiamo una partizione tesa in aria, non permette il trasporto a meno che è sopra dell'acqua. Perché? Kalhushe kelu hachamim bemaim, hachamim sono stati più permissivi riguardo l'acqua. Che cosa vuol dire? Se abbiamo una casa che si affaccia all'acqua, un po' come Venezia, quello che sia, una casa che si affaccia all'acqua, si affaccia al mare. E il mare, l'acqua è il Carmelit, come abbiamo visto, perché non è adibito al passaggio del pubblico. E una persona vuole attingere acqua dalla Carmelit a casa, il modo di farlo è un po' come abbiamo visto con la barca. Bisogna fare questo balcone, questa sporgenza, questa tavola larga 4x4 e sotto di essa bisogna mettere anche allora, oltre a questa tavola orizzontale, bisogna mettere altre tre tavole verticali per chiudere quell'area, come se fosse una proprietà pubblica. Mentre con la barca non è necessario le tavole sotto, è sufficiente la tavola verticale, perché riguardo la barca, che è ancora più difficile, perché alla fine bisogna tener conto che stiamo parlando di trasportare da Carmelit, che è l'acqua, alla proprietà privata, che è la casa o la barca, che dal punto di vista della Torah è permesso. Hachamim vietano il trasporto alla Carmelit, alla proprietà privata, quindi Hachamim, laddove necessario, sono più permissibili. Stessi Hachamim che vietano dicono, se si tratta della barca, che è molto difficile fare tutto questa costruzione, è sufficiente una tavola in orizzontale e quello che è sotto è come se fosse chiuso e quindi attingo l'acqua via il foro che faccio in questa tavola e quindi attingo da proprietà privata verso la proprietà privata. Se invece è una casa, lì devo, oltre a mettere la tavola in orizzontale, devo anche mettere sotto tre paletti in verticale, alti 10 tefachim, di modo che considero come se tutto quello che è sotto fosse chiuso. Ad ogni modo abbiamo delle partizioni tese in aria. Allora dice Rav Arabi Tavla, solo in quel caso una partizione sospesa in aria è da considerarsi una partizione. E questo perché? Perché l'acqua è una grande esigenza e si tratta, come dicevo prima, soltanto da trasportare da Carmelite verso casa. Hachamim sono più permissivi. Veamai, dice Ravashi, però la domanda comunque rimane. Haika Bechia Dagim, va bene.
Hachamim sono permissivi e dicono puoi fare questa piccola costruzione che è una proprietà privata e da essa tu fai un foro nella tavola verticale, nella tavola orizzontale e da lì attingi l'acqua. Ok, però queste partizioni che Hachamim permettono, anche se sono tese in aria, alla fine dei conti, quando arrivano fino all'acqua, i pesci ci passano sotto. E se mi hai detto che i vitelli che passano sotto una partizione la rendono nulla, dovrebbe essere lo stesso con i pesci. E la Shemamina, bensì, dal fatto che comunque è permesso, che cosa imparo? Bekia dagim, lo Shema Bekia. Il fatto che i pesci passino sotto non è da considerarsi che annullano queste partizioni. Ora, in conclusione, cosa abbiamo visto? Si è cominciato a parlare delle barche di Meishan. Le barche di Meishan sono particolari perché hanno in alto un'area di 4x4 e altezza 10. Il problema è che in basso si arriva da 0 a 3 tefachim almeno, dove la larghezza è inferiore a 4x4. La domanda è: posso trasportare come se fosse proprietà privata in questa barca o no? Una opinione dice no, non puoi, perché non hai sul fondo, non hai un'area che è l'area 4x4, a meno che quell'area tu l'hai ricoperta con delle, a meno che l'hai ricoperta con delle. Con dei bastoni, con delle canne di bambù, con dei rami, oppure se quell'area è inferiore a 3 tefachim, in quel caso è come se fino in basso fosse l'area 4x4. Se invece da 0 a 3 è completamente vuoto, non si può trasportare. Il fatto che ho delle pareti comunque della barca sui lati non me lo fa considerare come se le pareti scendessero fino in basso, perché sono d'accordo con la regola di Gud Achit Mechitzata, sono d'accordo con la regola che le pareti scendono immaginariamente fino in basso, e quindi se scendono fino in basso è come se sul fondo avessi anche un'area di 4x4. Siccome però ci sono i pesci che scendono sotto, la prima opinione mi dice: così come i vitelli che entrano sotto la parete fisica mi annullano la parete immaginaria, così anche i pesci che passano sotto la parete fisica mi annullano quella immaginaria. Quindi non posso considerare come se le pareti scendessero fino in fondo. La seconda opinione dice no, con i pesci la storia è diversa. Con i pesci il fatto che loro passino sotto questa parete, siccome non li vedo, non mi annullano la mia parete immaginaria, e quindi, secondo questa opinione, è permesso trasportare anche sul fondo di questa barca del fiume di Meishan, nonostante sia più stretta di 4x4, perché i muri più in alto, che sono sì larghi 4x4, scendono fino in basso. Diceva la Mishnah, se finota che shurot vechulei, la Mishnah diceva: se due barche sono legate l'una all'altra, è permesso trasportare da una all'altra. Dice la Gemara, Peshita, mi sembra ovvio, se sono legate è permesso trasportare da una all'altra, perché no? Sono entrambi proprietà privata, trasporta da una proprietà privata all'altra. Se una persona ha due case attaccate l'un l'altra, può trasportare dalla sua proprietà privata all'altra proprietà privata perché non sta passando per nessun'altra proprietà. Amarava risponde Rava, lo nitzrecha ela leatir bitzit shebenehen. In effetti la Mishnah non voleva insegnarmi quello è ovvio, bensì vuole insegnarmi un altro caso. Il caso in cui le due barche non sono legate, sono attaccate. Allora, se non sono legate, abbiamo detto, non si può trasportare da una all'altra, perché no? Perché rischiano di separarsi, e se si separano più di 4 tefachim, starò trasportando la proprietà privata privata passando per Carmelit. Se però ho una piccola barchetta che si trova tra le due, è schiacciata tra le due, finché sono ben unite queste tre, le due grandi barche con quella piccola di mezzo, posso trasportare da una all'altra passando per quella di mezzo. E non temo che magari quella di mezzo, poco per volta, prenderà il largo e se ne andrà via. Fintanto che è lì, è permesso trasportare da una all'altra passando per questa piccola barca. Quindi questo è quello che la Mishnah voleva insegnarmi. Amar le Rav Safra. Dice Rav Safra, Arava, Moshe, cioè tu che sei grande nella nostra generazione come Moshe Rabbeinu nella sua, Shapirka Amart, credi forse di aver ben detto? Non è quello che la Mishnah diceva? Metaltelim misolezotenan, la Mishnah parlava, la Mishnah diceva, è permesso trasportare da una barca all'altra. La Mishnah diceva, se le due barche sono legate,
e per me è sovrasportata da una all'altra. Io la domanda era, che mi sembra una cosa ovvia, una cosa semplice e inutile da dire, tu mi hai risposto che la Mishnah in effetti tratta di un caso in cui uno trasporta da una all'altra passando per una terza barca. Dice, questo nella Mishnah non c'è scritto. E la Amar Rav Safar, per questo dice Rav Safar, la spiegazione è la seguente: Lo nitzrecha ela le arev ultaltel misola zo. La Mishnah vuole insegnarci che anche se le due barche non appartengono alla stessa persona, bensì appartengono a due persone, è permesso fare l'eruv e dunque trasportare da una all'altra. Quando ci sono due proprietari di due case diverse e vogliono trasportare da una casa all'altra, bisogna fare l'eruv. Chiaramente, se c'è poi un recinto intorno, c'è un giardino che ha un recinto intorno alle due case. Nonostante che tutto il giardino sia una proprietà privata e quindi dal punto di vista della Torah sarebbe permesso trasportare da una casa all'altra perché è tutto proprietà privata, Chachamim lo vietano perché trasporti da una proprietà all'altra rischi di sbagliarti, trasportare dalla proprietà privata a quella pubblica. Il modo di risolvere il problema è facendo Eruv. Eruv vuol dire mescolandosi, cioè si prende pane da ciascun inquilino e lo si mette prima di Shabbat in una sola casa. Siccome la persona dipende dal pane, dipende dal cibo, questo cibo è come se lui abitasse dove si trova il suo cibo. Siccome prima di Shabbat è stato preso cibo da ogni inquilino di ciascuna casa che si trovi in questo giardino, in questo cortile, viene messo in una sola casa, è come se tutti abitassero in una sola casa. Questo vuol dire Eruv, ci siamo mescolati insieme, è come se abitassimo tutti in una sola casa e quindi è tutto proprietà dello stesso proprietario, siamo tutti proprietari della stessa casa. Non siamo proprietari di due case diverse, ma tutti abitiamo nella stessa casa. Questo è un modo di ricordare che il motivo per cui si trasporta da una casa all'altra è perché abbiamo fatto l'Eruv e non si potrà però trasportare da proprietà privata a quella pubblica. Ci insegna la Mishnah che perfino da una barca all'altra, avrei detto solo due case che sono fisse, è permesso fare l'eruv, invece due barche che si muovono, magari lì non si può fare l'eruv. Ci insegna la Mishnah che fin tanto che sono legate, anche se appartengono a due persone diverse, si può fare l'eruv e dunque trasportare da una all'altra. Uke de Tanya, come infatti una Beraita mi insegna, se finot keshuro zo bazo, se abbiamo due barche legate una all'altra, me arvinu metaltele misore zo, si può fare l'eruv e di conseguenza trasportare da una all'altra. Nifseku, se poi si spezza la corda, secondo alcuni prima di Shabbat, se invece di Shabbat non c'è problema, secondo altri anche se si spezza di Shabbat, ad ogni modo, se si spezza la corda e quindi non sono più legate, Nestru non si può più trasportare da una all'altra, perché non sono più unite. Chazeru venikseru, se dopodiché di Shabbat si rifà il nodo, ben shugegin, sia se è stato fatto involontariamente, cioè uno si è dimenticato che di Shabbat non si può fare un nodo. Uben mesedin, sia se non l'ha fatto appositamente. Ben anussin, sia se non l'ha fatto per causa di forza maggiore, è stato costretto a farlo. Ben mut'in, sia se uno ha sbagliato vuol dire intendeva fare una cosa permessa e per sbaglio ha fatto un nodo, cioè neanche ci stava pensando. La differenza tra sbaglio e shogeg è uno che è consapevole di quello che sta facendo. Sa che sta facendo un nodo, però si dimentica che è Shabbat, ma sa che è vietato fare il nodo, viceversa. Si dimentica che è vietato fare il nodo, ma sa che è Shabbat. Invece taut vuol dire uno che neanche ci stava pensando, voleva fare un fiocco che è permesso e per sbaglio ha fatto un nodo, questo sarebbe lo sbaglio. Chazru leterana rishon, ad ogni modo, in qualsiasi modo torna il nodo, torna ad essere permesso trasportare da una barca all'altra, nel senso che è vietato fare il nodo. Se però è stato fatto il nodo, tornano ad essere considerati tutt'uno e si può trasportare da una all'altra. E così anche dice la Braita, Vachen machzalot ha per usot leshut rabim, se un gruppo di persone si trova in campo aperto prima di Shabbat e prima di Shabbat cosa fanno? Prendono queste stuoie e le mettono piuttosto che in orizzontale, le mettono in verticale di modo da formare tante piccole reshuta yachid, perché sono alte 10 tefachim e sono larghe almeno 4x4 e fanno un grande recinto tutto intorno all'accampamento e dopodiché ciascun gruppettino, ciascuna persona si fa la sua poi piccola, con la sua stuoia si fa il suo piccolo. La sua piccola tenda, la sua piccola casettina, me arvinu metaltenim misoleso, è permesso, si può fare l'eruv tra uno e l'altro, perché tutto alla fine è circondato e recintato, da una proprietà privata all'altra si fa l'eruv e si può trasportare. Niglelu, se queste stuoie poi durante Shabbat succede che si sono arrotolate, cioè si sono praticamente chiuse, non ci sono più, poi Nesru chiaramente non possono più trasportare perché il luogo ormai è proprietà pubblica. Se Chazru venifressu, se dopodiché si torna e sono state riaperte,
Beh, sono state ristese. Ben Shogegin sia se hanno dimenticato che è vietato farlo di Shabbat, o che hanno dimenticato che è Shabbat. Ben Mesidin sia se l'hanno fatto appositamente. Ben Anusin sia se per causa di forza maggiore sono stati costretti a farlo. Ubein Mutin sia se non intendevano aprire ma per sbaglio hanno aperto, come prima. Chazul le Talana Rishon tornano al permesso originale e quindi possono riprendere a trasportare. Perché? La regola è questa. Shekol Mechitzah Shenasit Beshabbat. Ogni partizione che viene fatta di Shabbat, ben Beshogeg, ben Bemezid, Shema Mechitzah, sia appositamente sia non appositamente, è da considerarsi una Mechitzah, cioè è venuto a farlo, se però lo si è fatto, è una Mechitzah. È una partizione, quindi, così come quelle partizioni saranno valide, così anche il legare di Shabbat le due barche sarà considerato valido ai fini del Eruv. Dice la Gemara Eini, è forse così che queste partizioni che tornano mi permettono il trasporto? Amar Rav Nachman, ma Rav Nachman ci disse: Lo Shanu, non abbiamo studiato, cioè quello che la Braita diceva, che se si sono riaperte queste stuoie, quindi queste partizioni, è permesso trasportare da una all'altra, e la Lisro, che intendeva dire che sì, quando si riapre questa stuoia, quindi si riforma la partizione, quello che sarà dentro è da considerarsi proprietà privata, ma attenzione. Nel senso che se uno trasporta da fuori a dentro, ha trasportato da proprietà pubblica a quella privata. A Valle Taltella su, però sarà vietato trasportare dentro. Cioè diventa una cosa rigorosa in entrambi i lati. Cioè, se questa è una proprietà privata, posso trasportare dentro. Non posso da fuori a dentro, ma dentro posso, anche più di 4 a mo. Se non è proprietà privata, posso trasportare da fuori a dentro, perché non c'è il dentro. Qui cosa succede? Che sarò rigoroso sia così sia cosà. Prima di Shabbat si sono fatte queste partizioni, di Shabbat si sono chiuse, cioè sono rotolate, e dopodiché in un modo o nell'altro sono state riaperte, quindi sono richiuse le aree. È da considerarsi proprietà privata. Dice Rav Nachman, attenzione, in che senso proprietà privata? Non che adesso puoi trasportare dentro più di 4 amot, no. È che se tu adesso trasporti da fuori a dentro, hai trasgredito il divieto di trasportare da proprietà pubblica a proprietà privata. Perché se tu l'avessi considerato proprietà pubblica, non avresti trasgredito alcun divieto, perché hai trasportato meno di 4 amot, che è permesso. Siccome però adesso lo consideri proprietà privata, è come se hai trasportato da proprietà pubblica a proprietà privata, e quindi è vietato. Però te lo considero proprietà privata solo a quel fine. Trasportare invece dentro sarà vietato. Perché? Te lo considero proprietà privata solo per essere più rigoroso, non per. Al che risponde la Gemara, chi Itmar de Rav Nachman a Meisid Itmar. Quello che Rav Nachman diceva si riferiva solo al caso in cui queste stuoie sono state richiuse Bemesid appositamente. Solo quando uno appositamente richiude, non so, riapre o richiude, insomma, riposiziona queste stuoie di modo che fungano da partizioni, se lo fa appositamente, allora Chachamim li mettono, come dire, una multa e dicono l'hai fatto. È vero che una partizione che viene fatta di Shabbat è da considerarsi tale anche se vietato, però colui che lo fa appositamente noi gli mettiamo una multa, gli diciamo guarda, anche se l'hai fatto non ti permettiamo di trasportare dentro perché per come dire, non incentivare la persona a trasgredire un divieto di Shabbat, e quindi si dice anche se lo fai sarà comunque vietato trasportare dentro. Però per tutti gli altri casi, cioè se è stato fatto non volontariamente, è stato fatto per causa di forza maggiore o per sbaglio completo, in quel caso sarà da considerarsi proprietà privata a tutti gli effetti e sarà permesso trasportare dentro più di 4 amot. Amar Shmuel disse Shmuel ve'afilu keshurot bechut hasarbal. Quando la Mishnah diceva che le due barche che sono unite si può trasportare da una all'altra, cioè prima che si è fatto Eruv e si può trasportare da una all'altra, dice anche se si è usato un filo non troppo forte, non troppo resistente, non troppo robusto, un filo di lana, è comunque permesso. Dice la Gemara, non capisco cosa vuole dirmi Shmuel, hei chidami. Ora, di quale caso tratta Shmuel? Idei achole amidan peshita. Se questa fune è sufficientemente resistente che può tenere le due barche insieme, mi sembra ovvio che vada bene. Ide egna holle amidan, se invece non è sufficientemente robusto e si spezza, a mai, perché mai dovrebbe essere permesso? Cioè, o così o cosà, non capisco cosa vuole dirmi Shmuel. Se è resistente, va certamente bene. Se non è resistente, perché deve essere permesso? Dice la Gemara, le olam de yachole amidan. Si tratta di un caso certamente che la fune è resistente. Perché allora Shmuel me lo deve insegnare, se è comunque ovvio? Shmuel le appuche midenafshei kate. Shmuel voleva escludere qualche cosa che lui stesso ha detto riguardo qualcos'altro. Cioè, Shmuel ha detto qualcosa riguardo qualcos'altro. Avrei fatto il parallelo al nostro caso. Perché
Per questo dice Shmuel, non fare il parallelo. Qual è quell'altra cosa che dice Shmuel? D'Etnan, c'è una Mishnah che dice, noi sappiamo che c'è l'impurità del morto, il morto è considerato Avi Avot HaTumah, la fonte della fonte dell'impurità. Vuol dire che colui che tocca il morto è da considerare, o colui che si trova sotto lo stesso tetto con il morto, è da considerarsi Av HaTumah, fonte della impurità. Il morto è la fonte della fonte, il morto invece è colui che tocca, colui che si trova sotto lo stesso tetto, è da considerarsi la fonte della impurità. Ora, la fonte della impurità, se tocca qualcos'altro, lo rende rishon, lo rende il primo derivato all'impurità, cioè una fonte di impurità può rendere impuro persone, oggetti, cibi e bevande. Questi che però diventano impuri, a loro volta sono rishon letumah, sono un derivato di impurità e un derivato può fare soltanto un secondo derivato se si tratta di cibi e bevande, cioè se il Rishon LeTumah tocca un'altra persona o tocca un oggetto non lo renderà impuro perché non va avanti. Quindi abbiamo il morto che è la fonte delle fonti. Qualcuno che tocca questo morto è Avatumah, è un'altra fonte dell'impurità, quindi qualsiasi cosa toccherà lo renderà impuro, cioè persone, oggetti, cibi, bevande, lo renderà impuro, non animali. Questo che diventa impuro non è più una fonte di impurità, bensì è Rishon, è il primo grado, perché diventa impuro dal Avatumah, dalla fonte di Tumah. A loro volta, possono trasmettere impurità solo a cibi e bevande, non a uomini e oggetti. Allora, Keshara Bedavar Amamida, dice la Mishnah, se c'è una barca che è attraccata e la. Con una fune di ferro, non con una fune, con una catena di ferro. La catena di ferro entra fino ad un luogo che si trova sotto lo stesso tetto con il morto. Magari lì al porto c'è un morto, sotto lo stesso tetto si attracca e la catena si trova sotto lo stesso tetto. Allora, Mevila Tumah, succede che se è infatti una catena di ferro che è molto resistente, allora, questo cosa succede? Succede che, in genere abbiamo detto che il morto è la fonte della fonte, avia avot HaTumah. Ciò che è sotto lo stesso tetto diventa avatumah, diventa solo la fonte della tumah, quindi è di un grado inferiore. Il ferro invece ritiene lo stesso status del morto stesso. Il ferro diventa avia avot HaTumah, diventa anch'esso la fonte della fonte della tumah. E quindi cosa succede? Che questo ferro. Questa catena di ferro è come il morto stesso, è la fonte della fonte dell'impurità, rende la barca Avatumah, la barca a sua volta renderà tutti quelli che sono dentro Rishon LeTumah. Se invece Bedavarshe Eil Ma'amida, se invece questa catena, insomma, quello che attracca la barca al porto, non è qualcosa di talmente resistente, cioè non è di ferro, e il Mevila Tumah non può portargli l'impurità dello stesso grado del morto. Cioè, a questo punto, se si usa un altro materiale che non sia ferro, il morto è Avia Avot HaTumah, la fonte della fonte. La catena però sarà soltanto la fonte della Tumah, non la fonte della fonte. E quindi la barca sarà a sua volta il primo derivato, e il primo derivato può rendere impuro solo cibi e bevande e non persone e utensili. Quindi la differenza è questa. Come considero questa catena? La considero grave a livello di impurità come il morto o un livello più in là? Dipende. Se è una catena di ferro è grave come il morto e quindi la catena è la prima fonte, è avia avot. A sua volta la barca che tocca la catena diventa avatumah, diventa la fonte. La catena è la fonte della fonte, la barca è la fonte, e la fonte renderà impuro oggetti, cibi che si trovino nella barca che diventano il primo derivato. Se invece, dice Shmuel, non si tratta di una catena di ferro, si tratta di qualcos'altro, di un altro materiale non talmente resistente, a questo punto il morto è avia avot HaTumah, la fonte della fonte. La catena o la fune diventa av. Non diventa avia avot, diventa fonte, non fonte della fonte. A sua volta la barca diventerà il primo derivato. E il primo derivato può rendere impuro soltanto cibi e bevande e non oggetti.
Amar Shmuel, veusce che surabe shalshelet shel barzel. Dice Shmuel, questo è soltanto se era una fune di ferro. Allora il ferro ha lo stesso status del morto stesso. Allora, dice Shmuel questo. Eleinyantum ahu. Quando dicevo che solo se è un filo di ferro che è in grado di tenere bene la barca, allora ha lo stesso status del morto. Dichtiv, perché è scritto nella Torah, Bachalal Cherev. Quando la Torah parla dell'impurità riguardo al contatto con il morto, parla di qualsiasi oggetto, che qualsiasi persona che toccherà Bachalal Cherev. Halal è il morto con la spada, no? Durante guerra diventa impuro 7 giorni. Morto, spada. Dice Cherev Hareyu Kehalal. La Torah mi fa il nesso tra morto e spada. Così come il morto è Avia Votatuma, è la fonte della fonte dell'impurità, così anche la spada, cioè il ferro, questo materiale da considerarsi ferro, metallo, la fonte della fonte dell'impurità. Allora, in riguardo purità e impurità è così. Avale Inyan Shabbat, però quando si tratta di unire due barche per Shabbat, non ho bisogno specificamente una corda che sia talmente resistente come il metallo, bensì che Ivan de Yahole Amida, qualsiasi materiale che può far sì che le due barche siano ben attraccate, che non si separino l'una dall'altra, Afilu Bechuta Sarbal, anche se è un filo di lana. Quindi Shmuel praticamente non ci sta insegnando qualcosa di nuovo. È chiaro che se le due barche sono ben unite, anche con un filo di lana, sono da considerarsi unite. Dice soltanto Shmuel, siccome però riguardo le leggi di impurità avevo detto che se la barca è attraccata e l'estremità della fune si trova vicino al morto, quella fune può avere lo stesso status di impurità come quello del morto, soltanto se è una fune di ferro, allora sì, altrimenti no. Quindi l'idea del ferro, della barca attraccata con una catena di ferro, si applica solo alle regole di purità e impurità, perché in maniera esplicita la Torah fa il nesso tra morto e metallo, che mi insegna solo il metallo può ritenere lo stesso status di impurità del morto. E quindi quello è quello che viene considerato qualcosa che può ben fissare la barca. Quando invece si tratta di fissare due barche una all'altra ai fini di Shabbat per trasportare da una barca all'altra, qualsiasi materiale che è sufficientemente robusto e resistente è già sufficiente e non deve essere per forza ferro, perché non si tratta di trasmettere purità e impurità.